un punto di riferimento per la formazione dei cristiani che operano nel dialogo interreligioso. È l'auspicio di Papa Francesco al Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica, ricevuto stamani per i 50 anni dalla sua nascita. Ricordando le difficoltà del passato nel dialogo con l'Islam, il Pontefice mette in luce l'importanza dell'ascolto, che non è solo condizione necessaria per la comprensione, ma anche dovere pedagogico, perché solo saldi nella propria identità si può crescere nella conoscenza reciproca. Il Papa poi mette in guardia dalla tentazione di un sincretismo conciliante che porta solo ad un totalitarismo senza valori ed esorta all'incontro tra uomini. Aggiunge poi che con lo studio approfondito, la pazienza e l'umiltà si possono combattere i pregiudizi nel cammino di persone di diverse religioni, che trae comunque origine dalla comune paternità spirituale di Abramo. Forse mai come ora si avverte tale bisogno, perché l'antidoto più efficace contro ogni forma di violenza è l'educazione alla scoperta e all'accettazione della differenza come ricchezza e fecondità. Tale compito non è semplice, ma nasce e matura a partire da un forte senso di responsabilità.